Ragazzi, ciao, io sono Lilla e questo è un video spacchettamento Shopkins. Vado ad aprire infatti con voi queste bustine che in questo momento sono in edicola in Italia, queste le conoscete tutti probabilmente. Inoltre apro per la prima volta una super confezione di Shopkins, quinta serie. Ci sono dentro 20 Shopkins e praticamente vengono dall'America. Erano in offerta speciale. Guardate qui, 10,99 dollari, molto meno di 10 euro. Pazzesco, visto che questa costa quasi 3 euro. E per finire questa scatola che ho già aperto, infatti si vede un po' rotta, ma dovevo assolutamente provare i prodotti per capelli. E qui c'è una bellissima spazzola e soprattutto un kit per colorare i capelli di rosa. Potevo resistere, l'ho voluta provare in anteprima, ma adesso spacchettiamo insieme. All'interno troviamo questa spazzola con il logo I Love Shopkins. E qua ci sono i fruttini, la scritta sweet e un rossetto super super sciccoso, come potete vedere. Credo che la collezione in America sia del 2013 perché c'è scritto qua, non lo so, non l'ho mai vista. Se avete capelli lunghi come me, è veramente super super morbida, sta diventando la mia spazzola preferita. Anche se quando l'ho vista ho visto che era di plastica, ho detto aiuto, mi tirerò i capelli. Invece assolutamente no. Poi c'è questo che è il pezzo forte ed è proprio con questo che potete trasformare i vostri capelli e farli diventare rosa. Vedete, c'è tutto il marchio Shopkins anche qui. E abbiamo tutti i fruttini, tutti i biscotti super allegri. All'interno, come potete vedere, adesso è chiuso, ma c'è anche una fragolina simpaticissima all'interno. Questo è un gessetto colorato, voi mettete la vostra ciocca di capelli all'interno, qui c'è un pettinino, la passate e diventeranno rosa, ve lo giuro. Infatti provate a vedere questa foto, sì, sono voluta un po' così così, però i capelli sono fantastici. Poi ci sono anche delle mollettine che io non ho ancora usato e sono molto carine. E questa con la fragolina. Penso che le userò per fermare dei fogli in realtà. Oh, la fragolina volante. Ok, questa fragolina è bellissima. Sulle more credo che starebbero veramente benissimo. E qui ci sono tre fascette con tre colori diversi, ma che sono i tipici colori della Shopkins, con il cookie, la scarpa da tennis e una tortina ciambella, non lo so, una cosa arcobaleno che mi piace un sacco. E qui c'è tipo il fiocchetto e poi... Ah, sono proprio elastici per capelli, non sono fasce. Aiuto! Sì, sono elastici per capelli. All'interno c'è l'ultimo pezzo. Dovrebbe essere uno specchietto, se non ho capito male. Sono curiosissima. Oh mio Dio, rimarrà per sempre qua dentro. Fatica. Un cuore bellissimo però, perché vedete è un pochino girato da questa parte come i cuori veri e poi ha questi colori tutti pastellosi, mi piacciono un sacco i miei amati popcorn, i biscotti, il gelato, le scarpe, una ciambella, una fragolina, una mela che hanno tutti un nome ma che non ricordo ovviamente. Vediamo se è davvero uno specchio. Sì, è uno specchio, va tolta la pellicola e si può portare tranquillamente in borsetta. Direi che mi stra piace ogni singolo E pezzo. adesso passiamo alle nostre super tradizionali aperture. Infatti, tutti noi possiamo trovare queste bustine in edicola. Allora, non ho capito assolutamente di che serie stiamo parlando, però vedo degli oggetti, perché vedo questo oggetto che è tipo della prima serie, questo che è della seconda e della terza. Se qualcuno mi sa aiutare, lo sapete, lasciate un commento con su scritto no, Lilla, come al solito non hai capito niente, anche se sei molto carina e gentile, è così così così, ecco, come fate sempre del resto. E quindi sono assolutamente curiosa. All'interno c'è una Shopkins e una shopping bag, quindi ci sono le classiche bustine, le sportine della spesa e una guida alla collezione. Spero che nella guida ci sia scritto che collezione sia.
E poi qua c'è questo disegno col miele, la torta alla carota e cioccolato e un gelato, spruzzo di panna, non lo so. Ta-da! Ah, è quella viola, quindi è la seconda serie. Un finocchio, che cos'è? Apriamo, apriamo. Ora ve la inquadro benissimissimissimo. Oh, è un po' triste. Secondo me è una cipolla che piange o qualcosa del genere. Dietro non c'è niente, oppure uno spicchietto d'aglio un po' triste. Che cosa gli sarà successo? Si accettano interpretazioni nei commenti. Andiamo a guardare il libretto. Il libretto dice Shopping List, guida alla collezione. Da-dan! Ta-dam! Ecco, frutta e verdura. Gaelic rose, quindi è un aglio rosa, rosa aglio. Sì, eccolo qua. Per una volta l'ho trovato. Ed è bianco, quindi è assolutamente normale. In questa confezione ci sono solamente quelli normali. C'erano anche i popcorn. Non ci sono rari né nulla in questa collezione italiana. Poi c'è, puoi trovare ancora la dispensa, pulizie di casa, scarpe, elettrodomestici. Infatti questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho. Sì, mi mancano questi tre in fondo. Sì, è una collezione che ho. E queste bellissime immagini che credo che taglierò per trasformare in adesivi. Sì, sono abbastanza contenta, nel senso non ce l'avevo e quindi ok. Ma passiamo adesso al pezzo più gustoso. Guardate questo tripudio di rosa, violetto, azzurro. A me ovviamente fa impazzire. La scatola è fantastica, è bella dura di cartone. Chi è? Ah no, sono io. Ok. Allora, dice che ci sono quattro pezzi che sono visibili e 20 pezzi che sono nascosti dentro la scatola. Sono, ripeto, la quinta serie. Attenzione, attenzione. Ed è super 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 carina. Ah, qua dietro ci sono le edizioni limitate, lo sport, il giardino, la musica, dolcetto scherzetto, la panetteria, gli oggetti di casa, i ciondoli, i charms, non sono sicura, electro glow, le cose elettroniche. Che bello! Collezionaci tutti! Ci sto provando. Allora, apriamo questi che sono già in bella vista. Ah, sono tutti scocciati, giustamente. Sono scocciati. Che stanchezza stare in una scatola, in questo caso. Belle queste battute, vero? Allora, qui abbiamo, oddio, un orologio gattino. Che cos'è? Ah, un orologio con... Che bel colore, guardate, degrada dall'azzurro al chiaro e sembra qualcosa per la casa, forse. Beh, io vedo un gattino, non lo so che cos'è, aiuto. Ah, qua c'è la coda. No, vabbè, pazzesco. Pazzesco. Qua c'è un pozzo. Il pozzo non posso sbagliare, un pozzo è un pozzo. Con la faccina mal dipinta, male, molto male. Però questo è molto bello perché se voi costruite le case, per esempio, secondo me mettere un pozzo lì così è carinissimo, oppure vi può aiutare come guida se fate il fimo. Ora sono molto curiosa di aprire questi, che non ho capito cosa siano. Ah, sono collegati, ma si possono staccare. Oddio, sembra uno zainetto. Ah, vedete? Praticamente qui si inanellano. E qua puoi nascondere i tuoi shopkins o forse le tue cose più preziose. Aiuto! Vedete? Sono separabili e poi tutti si uniscono. Deliziosi! Spero che ci sia una spiegazione all'interno della scatola. Ah, vedi? Sono proprio zainetti. Che carini. Adesso sono super curiosa. Apriamolo.
Allora, intanto vorrei farvi vedere questa immagine perché è troppo troppo carina. Io so che molti di voi disegnano, quindi faccio vedere spesso queste immagini anche perché così prendete un pochino di spunto. La scatola si apre di qua? Sì. Dai, tagliamoci un'altra volta. Ok. Oddio, scusate se faccio tutti questi gridolini, ma io sono troppo entusiasta, è una delle serie che mi piace di più in assoluto. Ma ci sono altri zainetti! Ma sono uguali a quelli che ho! Ma che ciofeca! Sono uguali! Comunque sia. Qui c'è la lista della spesa, che sarà in americano. Aiuto, aiuto, aiuto. E ci sono i pezzi. Ah, questa volta, vedete, nella collezione americana ci sono i comuni, i rari, gli ultra rari, le edizioni speciali e le limited edition. C'è lo sport, giardino, musica, cose di casa. Ah, vabbè, quello che ho letto fuori. Quanti ce ne sono? Vi faccio vedere. La cosa carina, per chi non l'avesse mai visto, è che è a forma di scontrino. Giustamente, tutto a tema spesa. Andiamo però a vedere da vicino che cosa ho trovato. Una cosa che ho capito leggendo il mio scontrino è che all'interno posso trovare degli Shopkins customizzati ad animaletto, poi quelli metallici, quelli traslucidi e quelli glow, che sono gli electric glow. Ok, adesso che so tutto quanto posso andare a cercare la lista e farveli vedere. Una ripetizione. Comunque, probabilmente queste sono da considerarsi come le Shopkins bag. Ora ve le faccio vedere, delle altre collezioni, quindi ogni collezione ha una tipologia di borsa, probabilmente questa volta c'è lo zainetto e quindi abbiamo questi zainetti. Ecco il primo che ho trovato e si chiama Tiny Tissues, spero di pronunciare bene. È una confezione di fazzolettini, ha un fazzolettino in mano e probabilmente sta pensando a qualcosa di un po' tragico perché le viene da piangere. Nella sezione musica questo fa molto molto ridere perché si chiama microphone. Ah, microfono. È veramente carino, c'è addirittura il bottone per aprire e chiudere il microfono e la faccetta è questa. Proseguo ancora con oggetti musicali, questa volta ho trovato Hilary Harp. Carinissima, ha un bel colore, mi piace. E beh, che dire, non la so suonare, quindi ciao. E finalmente qualcosa di raro, ho trovato Creamy Cookie Cupcake, quindi questo cupcake col biscottino e lo ciuffetto gigante di panna. Come possiamo notare, questi Shopkins hanno la particolarità di essere tutti sfumati, quindi hanno un colore di partenza e poi sfumano. Mi piacciono veramente tanto come sono colorati, ottima, ottima idea. Questo va ad arricchire la mia collezione di cupcake e set da tè. Se non avete visto la puntata dove apro quel playset meraviglioso, vi lascio qui il link, così dopo potete andarlo a vedere. Ciao! E poi un metallizzato, anche se in questo caso mi dice che è comune, e ho trovato Max Saxophone. La faccia è veramente di una persona, di un personaggio che si sta divertendo a fare quello che fa nella vita, cioè suonare, strombettare a tutti. Anch'io se fossi un sassofono sarei molto felice di essere un sassofono. E voi? Un ultra raro, ragazzi! Ho trovato, vediamo un po'. Cheeky Chocolate ed è super raro, ultra raro, dice la mia scheda. È così, così. Ciao, grazie di esistere, pezzo ultra raro. Finalmente, non li trovo mai. Guardate anche il cuoricino qua sulla faccia tutta sorridente e il sorriso sghembo. Bello, bello, bello. I quadratini di cioccolato hanno i cuoricini. Oh, I love you. Questo è super tenerissimo, si chiama Rocking Shock, Choc anzi perché fa il gioco di parole, ed è un orsacchiotto tortoso, una torta orsacchiotto, ed è uno di quegli esempi che vi dicevo prima, cioè di animaletti infilati negli Shopkins, è veramente troppo troppo carino. Qua ci sono le orecchie addirittura e la coda pomponosa, sapete che gli orsacchiotti hanno la codina a tondina, pompon, troppo troppo tenero. Bello, bello, bello. Ecco un altro pezzo, customizzato come un animaletto. Questa volta abbiamo un alce. Guardate il musetto quanto è bello in 3D. Ed è un Sweet Tricks, si chiama Monday Mousse, quindi è una mousse.
Carinissima. Devo dire che sicuramente gli Shopkins customizzati da animaletto stanno diventando i miei preferiti in assoluto. Altro pezzo comune, ho trovato Walter Watering Can, quindi l'annaffiatoio da giardino. È bellissimo, anche in questo caso potete vedere che è tutto di un colore e poi sfuma nel verde. Carinissimo, questo è argentato, una faccina veramente troppo troppo carina, tutta sorridente, è felice di vivere nel giardino, si vede. Pezzo da giardino, troppo troppo bello, si chiama Woody e guardate, ha un uccellino appoggiato sullo schienale. È veramente bello, è fatto similegno e anche qua i colori variano dal più scuro, dal verde più scuro al verde più chiaro. Veramente è un'idea geniale, secondo me. Poi l'uccellino qui appoggiato rosa è bellissimo. Sei bella anche se sei un pezzo comune, vedete, è bianco. E a proposito di pezzi da giardino, vi faccio vedere quello che era fuori in chiaro nella scatola, che si chiama Penny ed è un pozzo dei desideri. Infatti credo che questa sia una monetina, sapete, pozzi dei desideri, dove butti all'interno una monetina e nel silenzio della tua testa esprimi un desiderio e poi si avverano. Brava Penny. Nella confezione all'inizio ho trovato questo gattino, non sapevo cosa fosse e poi ho scoperto che è Jane Frame, quindi è uno specchio fondamentalmente, è molto, veramente molto tenero ed è anche raro, buono. Ha anche una faccina molto kawaii perché con l'occhio strizzato è sicuramente molto carino. Questa volta ho un oggettino customizzato da gattino, questa volta strizza tutti e due gli occhi, è felice. Mi piace molto il fatto che abbia questa roba che non ho ancora capito cos'è, ma se voi l'avete capito ditemelo, si chiama Freda Ferna, non capisco neanche il gioco di parole, pensate. E mi piace il fatto che vada dal rosa al viola intenso, mi piace un casino. E poi questo azzurro Tiffany, beh, lo sapete, adoro l'azzurro Tiffany come la mia macchina. Sembra un coniglietto dai dentini, direi proprio di sì, perché ha anche le orecchie che pendono. Sì, è un coniglietto, un vaso coniglio. Guardate, pompon e zampine. La tenerezza di Winnie Window Box, ovvero quelle fioriere che si mettono sul balcone, sulla finestra per rendere più bello la nostra punto vista. Ed è carinissima perché ha tutti questi fiori, un cespuglio pieno di fiori, rosa e giallo, totalmente innaturale, e poi stringe a sé un coniglietto, quindi è un'idea molto molto dolce, mi piace. Ed eccolo qui, è raro, è Katie Skateboard. Adesso ve lo faccio vedere. Tadam! Anche qui abbiamo il degradé di colore e la cosa più carina è che è un coniglietto, un orsacchiotto, non lo so, lo capirò col tempo perché ha le orecchie e il musetto in 3D, poi ha le ruote dello skateboard e la coda ce l'ha qua sotto, cioè assurdo. Bellissimo. Fiu! Ecco un altro pezzo raro, in questo caso è, vediamo un po', Bestie Baseball, quindi è una pala da baseball, però è un cagnolino nel contempo con le sue orecchiette e la sua coda. Bellissimo il colore. Ho trovato un altro super raro, questa volta si tratta di Polly Polish, quindi uno smaltino. Come potete vedere, come la cioccolata di prima, ha questo gancetto, quindi si possono mettere nei braccialetti, nelle collane o farne degli orecchini. Sono un po' più piccoli e direi che sono veramente graziosi. Lo vedrei bene come orecchino. Ho lasciato il pezzo da sirenetta alla fine, infatti guardate che cosa ho trovato. Ho trovato un pezzo comune, però è Snooki ed è una pesciolina, una maschera pesciolina, quindi è una maschera, è nello sport, nella sezione sport, però ha le pinne come tutti i pesciolini che si rispettano. Guardate, carinissima, qui c'è la fascia elastica che vi mettete intorno alla testa quando andate sott'acqua ed è sicuramente il mio pezzo preferito. Però ditemi anche voi qual è il vostro pezzo preferito fra tutti. E quale collezione state facendo in questo momento? Lo sapete che non solo sono curiosa, ma tante volte seguo proprio i vostri consigli così riesco a iniziare un'altra collezione. Per oggi dal mondo Shopkins, ma soprattutto dal mondo Lillesco è tutto. Io vi saluto e come sempre vi stritolo di affetto. Ciao!